decoro che di solito aveva il reggimento della Guardia Imperiale sul calcio del fucile, dei ornamenti floreali. Si caricava in 13 movimenti, in cui i migliori in un minuto sparavano due colpi. Sì, ecco, io ho sempre avuto dei dubbi, infatti, quando dicono che i prussiani ne sparavano 5 o 6 in un minuto, a me è sembrato sempre impossibile anche. Esatto. E la baionetta com'è che si innasta? La baionetta ha un sistema di sgancio e aggancio, molto, questo incavo, questo che va proprio dentro, questo nasino che ha davanti alla bacchetta, poi si gira, e si gira e si blocca agganciata. E si blocca, esatto. Questo è il caricamento, veniva fatto, ripeto, 13 mosse. Prendo il cane, arriva mattinetto, si prendeva la cartuccia da dentro la giberna, si mordeva, la prima dose di polvere da sparo veniva messa dentro questo bacinella, si chiudeva zitto e qui cominciava la seconda fase. Si può caricare anche con la baionetta innestata? Sì, quindi succedeva che polvere da sparo, la palla e la rimanenza della carta, poi con la bacchetta si estraeva, si pressava il tutto tanto oltre il colpo piede, si ritirava fuori, si innestava nuovamente la bacchetta, si pressava e faceva. E infatti, se ci fa caso, se io schiaccio la mia trafocaia, fa la scintilla e partiva il colpo. E questo è l'armamentario della guardia.